29 dicembre 1883. Muore a Napoli Francesco De Sanctis, il maggiore critico e storico della letteratura italiana del secolo XIX. Nel 1839 inizia a insegnare a Napoli. Nel 1848, come membro dell'Associazione Patriottica Unità d'Italia, diretta da Luigi Settembrini, partecipa con alcuni dei suoi allievi ai moti insurrezionali e per questo in seguito viene sospeso dall'insegnamento e nel 1850 rinchiuso nel carcere di Castel dell'Ovo. Dopo 3 anni viene espulso dal Regno delle Due Sicilie dalle autorità borboniche e fatto imbarcare per l'America, ma riesce a fuggire e a rifugiarsi a Torino. Con l'Unità d'Italia, De Sanctis viene chiamato a ricoprire nel 1861 e nel 1879 la carica di ministro dell'istruzione.